Ok, ciao a tutti, prima ero crashato e non sono andato dall'altra armata, aspetta, stavo altro lato, sì. Comunque sto parlando un po' di Rome Total War e di quanto sia bello. Rome Total War mi piace veramente tanto, ma tanto. Sto pure andando vabbè. Mi piace davvero tanto, e una cosa che mi è piaciuta tanto di Rome Total War erano le mod, cioè tipo c'era Europa Barbara. Barbarum, che tu era molto bellissima. Ma tipo era molto bellissima. Aggiunge un sacco di vita. E i romani erano, non so cosa. Tipo, allora, se avete studiato la storia di Roma, sapete che praticamente loro all'inizio erano un regno come tutti gli altri, che ha pure perso delle guerre e che stava messi anche parecchio male. Quindi praticamente all'inizio tu praticamente hai unità poco corazzate, mo molto povere, e gente, unità che fanno schifo. Ma poi piano piano che si va avanti nel gioco, tu effettivamente sblocchi i legionari. Tra parentesi, la campagna con Roma è una delle campagne. Cioè, generalmente il fatto di quella campagna è che aggiunge così tante regioni e così tante cose che allunga la campagna di così tanto tempo che anche se tu sei velocissimo, anche se tu sei bravissimo, vinci durante le battaglie proprio, manco Alessandro Magno ha conquistato sta velocità, anche se fai così. La campagna dura comunque un sacco. In ogni caso. Perché se andate a campagna dei Romani e dei Seleucidi, o in generale di qualunque altra fazione, sono campagne così tanto lunghe e così tanto difficili che prende con lo stesso tempo avreste potuto farmi non so quante campagne di Roma Total War normale. Poi, un altro gioco che mi è piaciuto, che invece più o meno ci so giocare, è stato Shogun 2. Mi è piaciuto davvero tanto. Mi è piaciuto davvero tanto, però vale lo stesso discorso. Cioè, io sono un nabbo, non so. Oh, che bello, ma momento sembra poco. È bellissimo. Vediamo il gioco. Che un gioco mi piace davvero tanto. Che mi piace tanto, niente, vabbè. Comunque, anche quel gioco ho fatto schifo. Veramente, faccio schifo a quel gioco. Cioè, tipo, farò 80 ore di gioco e ho ben fatto la grandezza di una campagna. Una campagna vinta. A Rome Total War riuscì a fare la vittoria breve di quasi tutte quante le fazioni. E tu voi dite, scusate, ma allora non sei nabbo. Cioè, dicevo, la campagna breve. Però la campagna breve è molto più facile della campagna lunga. Cioè, dipende un poco, perché dipende da quanto sei lontano da Roma. Cioè, perché se inizi con fazioni tipo Cartagine, i Galli, i Greci, che stanno molto vicino all'Italia, tu riuscivi praticamente ammazzavi Roma sul nascere. Perché tenendo conto che succede che ogni campagna che ho visto, quella cosa che non c'era niente che fosse effettivamente abbastanza potente da fermare i romani, a parte la tua fazione e poche altre. Perché anche i romani, aspetta, ok, Curandus Castle, dov'è? Curandus. Eccolo là. Ok, sto proprio qua. Prende quella cosa che non c'era niente che fermasse i romani. Quindi quella che succede è che prende con. Tipo giochi con fazioni tipo i parti. Tipo la succede è che quando tu riuscivi ad espandere tanto Roma era già fin troppo potente, aveva già fin troppo unità,
Ma invece con passione tipo i greci, tipo i galli, tipo i cartaginesi, potevi uscire. Ok, perché non arrivo ogni tanto? Potevi uscire effettivamente a fermare Roma su nasce, potevi. Aspetta, solo un attimo. Potevi uscire effettivamente a conquistare tutto quanto. No, potevi uscire a conquistare Roma all'inizio. Quindi senza i romani era molto più facile perché allora il problema dei romani è che tenendo i legionari sono troppo potenti, seriamente. La Romagna con i cartaginesi dove tipo devo stare in vantaggio numerico 3 a 1 per sconfiggere un legionario e lui deve anche circondare perché avranno delle unità così forti e così presto che massacrano tutti. Cioè, l'unica cosa effettivamente che funziona lo so perché ho giocato con i Seleucidi e mi sono messo a combattere contro la famiglia di Scipione. E che prende l'unica cosa che funziona effettivamente contro i legionari sono la cavalleria pesante e le falangi. E le falangi di trovare sì, enopoli. Ma la cosa che mi lascia fare è mettermi in formazione a quadrato e vedere tutti i miei nemici che morivano. Poi un altro gioco che non mi è piaciuto assolutamente, che cioè tipo se tipo c'è fatto un sacco di mod per risolvere i problemi delle mappe, roba varia, quel gioco è bellissimo, seriamente. Mettetegli 400.000 mod perché quel gioco è bellissimo. Basta. È stato Total Warhammer. Allora, se voi lo parlate da Warhammer alla mod di Medieval 2, esce la mod di Medieval 2 era molto molto meglio. Perché prima di tutto era gratuita, non avevi 400.000 DLC, avevi molte più fazioni, la mappa era molto più grande e avevi molte più unità. E una cosa che mi ricordo è che l'auto battle è rotto. Cioè, tipo, mi ricordo che la prima mod proprio che mi sono scaricato era quella là per aggiustare l'auto battle. Perché era un qualcosa di. Perché era un qualcosa di troppo rotto. Cioè, prende anche batta che era possibile da vincere. Cliccavi auto battle e vincevi comunque. Mi sono dovuto scaricare una mod perché praticamente faceva fin troppo schifo. Poi mi sono scaricato un sacco di altre mod per le unità, mod che effettivamente puoi giocare con le altre fazioni, tipo i regni del sud e cose varie, perché se mi ci ha fatto bene faceva troppo schifo, seriamente. Tieni l'impressione che non si siano impegnati abbastanza. Ci sono giochi tipo Shogun nel quale era molto più difficile, ma mi divertivo molto di più. Tra parentesi, chi ha avuto l'idea di mettere tutti quei DLC? Cioè, posso capire che voi avete messo DLC per le unità e roba varia, ma almeno dovevate mettere la fazione del caos gratuita. Perché l'hanno detto tutti quanti che la fazione del caos deve essere gratuita. Perché la palla detto non puoi giocare con la fazione del caos. Che io l'ho giocata, è una fazione bellissima. Quando è razza gli insediamenti. Più o meno ogni partita che io faccio a Modern Blade. Adesso finisco il video perché devo andare a mangiare. Ciao. Appena finisco questa battaglia. Grazie.